È abbastanza evidente che i criteri di incompatibilità andrebbero individuati in uno dei principali, che è quello di evitare che una stessa persona possa sedere in più di un consiglio di amministrazione, come spesso purtroppo capita. Non c'è bisogno di citare le messe di poltrone e CDA che accumulava l'ex presidente dell'INPS Mastrapasqua, circa 40, per rendersi conto di quanto sia opportuno intervenire in tal senso, perché potremmo anche citare la signora Luisa Todini, che è già consigliera di amministrazione della RAI, è stata nominata a questo governo presidente di Poste Italiane. La Todini poi si è dimessa. Ma il problema rimane la sua incompatibilità. Il problema per impedire che una stessa persona possa accumulare incarichi in diverse partecipate non è solo di natura etica e di monte stipendi, ma riguarda il problema assai più rilevante del conflitto di interessi che non volete assolutamente affrontare. Grazie, onorevole Cozzolino. 14, onorevole Nuti, prego. Ah no, no, mi scusi. Posso dare la parola a uno solo? Uno solo, scusi. Avete esaurito i tempi, quindi potevo dare la parola solo a un collega. Allora, 14.25 Cozzolino, parere contrario di Commissione e Governo, favorevole del relatore di minoranza. Aperta la votazione. Bolognesi. Dall'osso. Palese. Bolognesi ancora non riesce a votare, sblocchiamo, vediamo. Ecco. Boccuzzi. Provi. Adesso mi pare che è chiusa la votazione. La Camera respinge. Ora siamo arrivati al gruppo di emendamenti che era stato accantonato e sui quali chiedo ai relatori e al Governo il parere. Allora, 14.26 centemero, identico 14.2740. Io devo Onorevole dare Carbone, sì, prego. il parere alla